Domenica 12 giugno all'alba sono iniziati degli scontri a Zorona, che è una cittadina eritrea al confine con l'Etiopia. No? Il primo che ha denunciato questi scontri con un comunicato stampa è il ministro dell'informazione eritreo, si chiama Yemane Meskel. E praticamente il 12 giugno, verso le 2 di pomeriggio, rilascia un comunicato dove afferma che il regime del TPLF sarebbe il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, sarebbe, no? Che è il partito che domina in Etiopia. Praticamente dice che ha attaccato Zorona, il fronte centrale anteriore eritreo. In prima battuta, Getachew Reda, che è il primo ministro dell'informazione etiope, che era in Germania, ha dichiarato di non sapere di questi scontri. In una conferenza stampa dell'ONU, un funzionario dice questo. The UN is reaching out to both parties to try to ascertain the details of the developments, because obviously we've just seen the press reports as of now. And the Secretary General calls on both governments to exercise maximum restraint and work to resolving their differences through peaceful means, including the full implementation of the peace accord signed by the parties, I think, in 2000. Ogni tanto se lo ricordano che c'è questo accordo. Gli accordi di cui parla è l'accordo di Algeri, che è un accordo che hanno firmato l'Eritrea e l'Etiopia dopo la guerra che c'era stata 98-2000. Hanno firmato tutto il fatto che non avrebbero risolto i problemi di confine militarmente. Quindi il primo che ha attaccato in questo scontro è andato contro qualcosa che ha firmato. C'erano dei territori contesi, la commissione per il confine poi decide che Badme era un territorio sovrano eritreo. Invece l'Etiopia, che poi non è l'Etiopia, è il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, che ripeto è il primo partito, quello che se la comanda in Etiopia, decide che sì, lo accetto, però parliamone. L'accordo, quello firmato ad Algeri nel 2000, diceva che il risultato era insindacabile, no? Questo comunicato è avvenuto il 12 sera. Il giorno dopo la mattina, Yemane Meskel, che è il ministro dell'informazione eritreo, riguardo alla dichiarazione dell'ONU, dice: blande dichiarazioni che richiamano entrambi i lati a mostrare moderazione sono ingiustificate. L'atto del TPLF deve essere condannato in maniera inequivocabile. Mentre il primo giorno aveva detto che non sapeva degli scontri, il 13 il ministro dell'informazione etiope si informa e rilascia queste dichiarazioni. So this was actually an offensive planned by Eritrea, you're saying, and Yes. the Yes. Ethiopians defended themselves. Defended themselves and did a counter-offensive. And we have managed to neutralize that threat for now. Do you know how many casualties there were in terms of Ethiopian troops? We're still assessing the level of damage that has occurred, and I don't have specific numbers right now. Could we say a serious number, a heavy number, only a few? Oh What's yeah. the sort Oh, of oh. Look. I mean, the actual offensive was a serious one. It wasn't just a simple skirmish. So I would expect a significant damage, It was a well, serious. mainly on Eritrea side. Yeah. Quindi la versione è che l'Eritrea che prima ha attaccato e loro si sono in qualche modo difesi, una controffensiva. Poi viene intervistato dalla BBC Africa. E qui inizia subito dicendo una grossa bugia. Perché? Perché adesso dirà che l'Etiopia rispetta la decisione della Commissione, anzi, che l'Etiopia rispetta, fate attenzione, largamente la decisione della Commissione sul confine, largamente, che poi non vuol dire niente, o l'accetti o non l'accetti. Largamente vuol dire in quasi tutti i punti, in alcuni no. Ma sui punti fondamentali non sono d'accordo. Lui utilizza parecchio, l'avevo segnato qua, tipo la tecnica del specchio riflesso, buttati tu nel cesso, che è un gioco che si faceva da bambini. Una delle cose che dice è che sono loro ad averci attaccato per primi. Perché non l'hai detto prima, no? Aspetti che ti dicono che. Sembra strano, il primo giorno manco lo sapevi. La seconda cosa che dice è che è l'Eritrea che vuole destabilizzare la regione. Cercate su Google il conflitto fra l'Etiopia e la Somalia, ma parlo anche di recente. Boh. Poi dice che loro rispettano la decisione, mentre è l'Eritrea a rispettare la decisione, perché la decisione, ripeto, dice che Badme è un territorio sovrano eritreo ed è 14 anni in mano loro. Se l'Eritrea dovesse provare a riprenderselo militarmente, violerebbe anche lei l'accordo di Algeri.
quindi non può andarlo a prendere senza violare l'accordo. È 14 anni che questo accordo viene violato dal TPLF, quindi due pesi e due misure. Comunque adesso lo faccio sentire cosa dice. And there is another misconception, I guess, with regard to the Border Commission's decision. Ethiopia has long since accepted that decision. It's only the regime in Asmara, which has been prevaricating on a number of pretexts, that has failed to carry out its responsibility towards the implementation of. Fermo un attimo, lei gli sta dicendo, è facile dire adesso che sono loro ad averti attaccato, perché non l'hai denunciato prima, no? Questa cosa qui. E lui adesso gli dirà, no, ma io te l'ho detto prima, ma per prima, quando parla lui, intende dire prima, cioè qualche minuto prima, mentre parlavano nell'intervista, gli ha detto che sono stati attaccati. Elude la domanda e ripete a pappagallo quello che ha detto prima. That the We'll talk about that in a moment. I'm afraid I have to interrupt you there. But when you say that you were retaliating after an Eritrean attack, why should we believe you, or how can we believe you if you said nothing about this attack earlier? Well, we've said earlier, Eritreans started attacking yesterday, and our forces had to move to their positions so that we can respond effectively to their aggression. See, the Eritrean regime is often good at miscalculating when it comes to taking advantage of a situation that it believes will be to its advantage. For example, it thinks What do you mean Ethiopia. by that? What does Eritrea have to gain by making this statement? Well, the first thing that I think they are calculating at this point is that they can deflect attention away from the current quagmire they find themselves in because of their heavy-handed tactics against their own people. As you know, there has been condemnations by the United Nations Human Rights Commission, which has clearly described the kind of atrocities that are committed by the regime in Asmara against its own people. Un'altra palese bugia. Come sapete, c'è stata una condanna dalle Nazioni Unite, dalla Commissione dei diritti umani. Non è così. Sembra una condanna perché prima di portare in tribunale la loro relazione, quelli del COI l'hanno portata in sala stampa e hanno parlato delle loro accuse. L'hanno fatto con dietro tutti i simboli dell'ONU, dentro una sede dell'ONU, quindi sembra. Ma se c'è stata già una condanna, cosa succede a Ginevra il 21? Fammi capire. Quella che lui chiama condanna è un'accusa. La Commissione sui diritti umani dovrà prendere in considerazione questa accusa il 21 a Ginevra. Quindi anche qui un'altra palese bugia. And of Look, course. the Eritrean government representative is not here to defend himself, but my question to you is because you've mentioned it was a retaliation to an attack that was carried out by Eritrea. Tell me about the casualties, if there are any, on both sides. Look, we haven't yet assessed the number of casualties, but there have been casualties on both sides. Because what happened was a very serious effort on the part of the regime in Asmara to attack our forces, and of course we had to move to our positions in order to defend our and of course we had to take whatever measure was necessary to avert that attack, and we then launched a counter-offensive which neutralized the threat represented by the attacking forces. Se domanda gli fai, gli dice: noi abbiamo solo contrattaccato. Gli puoi chiedere anche come sta sua mamma. Noi abbiamo solo contrattaccato. Questo è successo il 13. Il 14 il ministro dell'informazione eritreo, Yamane Meskel, dà un aggiornamento e dice praticamente che l'attacco lanciato dal regime del TPLF sul fronte centrale anteriore Zorona domenica 12 giugno 2016 è stato respinto con pesanti conseguenze per le truppe del TPLF. Il governo dell'Eritrea rilascerà una dichiarazione dettagliata sullo scopo, la portata e le implicazioni del recente attacco di aggressione militare da parte del regime TPLF. È tuttavia chiaro che l'opposizione da parte dei movimenti popolari del popolo etiope, la corruzione endemica e la crisi economica associata, così come il desiderio di arginare i promettenti progressi in Eritrea, sono alcuni dei fattori che stanno spingendo il regime TPLF a permettersi sconsiderate avventure militari. Lo stesso giorno alle Nazioni Unite il ministro eritreo Osman Saleh interviene davanti al Consiglio delle Nazioni Unite e dice questo. The release of the reports to the mass media before the Council
had the chance to consider the report constitutes a political campaign aimed at gaining political support for its recommendations to send the matter to the United Nations Security Council for referral to the ICC. Two, the gathering of information from witnesses organized by Ethiopia allows the latter to advance its propaganda against a country that it aims to destabilize. It is a country that occupies sovereign Eritrean territory and actively engages in waging hostile acts as demonstrated by the latest unprovoked military attack on 12 June 2016. The armed attack 2 days ago is timed with the release of the report, supposedly for maximum impact on the territorial integrity and sovereignty of Eritrea. Nel pomeriggio il ministro dell'informazione eritreo Yamane Meskel su Twitter sfotte un po' il ministro etiope mettendo in elenco le varie versioni che ha dato nei vari giorni. Nel pomeriggio interviene anche il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e praticamente lascia un comunicato dove sostanzialmente dice che gli Stati Uniti sono gravemente preoccupati per l'azione militare che ha avuto luogo al confine tra Etiopia ed Eritrea. Entrambe le parti dovrebbero esercitare moderazione. Vanno in loop praticamente ad un certo punto, perché cioè, sta cosa del dire, va bene, immagino che sia una cosa da dire di standard, moderazione, no? Da entrambe le parti. Però in realtà se tu sei aggredito e ti dicono moderazione, che ti stanno dicendo? Stai tranquillo che presto finisce? Cioè, non capisco, quindi comunicati abbastanza odiosi. Questo è avvenuto il 14 nel pomeriggio. La mattina, presto, appena sveglio, se non sbaglio, verso le 6:05, il ministro dell'informazione eritreo, Yamane Meskel, risponde a un comunicato stampa rilasciato dal Dipartimento degli Stati Uniti e dice praticamente che la posizione del Dipartimento di Stato sull'attacco del TPLF è patetico. Gli Stati Uniti conoscono bene tutti i fatti. Questa è una dichiarazione che assolve il colpevole. Non gliele manda a dire. Ora interrompo e con l'altra continuo un'altra volta perché è lunghissima sta storia, è un po' come Beautiful.